Allora, questo banchetto dove Gesù ha invitato storpi, ciechi, zoppi, a questo banchetto sono invitati queste persone con le loro fragilità, con i loro peccati, e quindi siamo in un certo senso invitati tutti. L'importante è diventare poveri e farsi poveri di spirito, e così che si può scendere per poi risalire. Stiamo vedendo come la via verso la santità parte sempre dalla via della imperfezione, come dice Padre André Daigneault, che è il titolo poi, La via dell'imperfezione, di questo libro edito dalla Effatà editrice e che raccomando a tutti, proprio come cammino, come meditazione di ogni giorno. Però il mondo non sempre capisce queste cose. La sapienza umana non sempre capisce queste cose. E lasciatemi dire, anche noi cristiani non sempre capiamo questa rivoluzione evangelica. La santità attraverso la via dell'imperfezione. Molti di voi diranno: ma che sta a dire questo? Guardate che non lo dico io, lo dice Gesù. E chiaramente nel libro di Padre André Daigneault, essendo lui di estrazione canadese-francese, perché è nato a Montreal, e quindi la sua spiritualità è basata molto sui classici della spiritualità francese, bene, lui cita l'affermazione, una riflessione di padre Henri Roux. Padre Henri Roux scrive così: quanti rimproveri e condanne e affermazioni che avrei fatto fiasco e che la mia JOC, cioè la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, la gioventù operaia cristiana, è stata fondata proprio da padre Henri Roy in Belgio nel 1925 dal sacerdote Joseph Cardin. Quindi ho sbagliato, non è padre Roy che l'ha fondata, ma padre Joseph Cardin. Padre Henri Roy è poi colui che ci ha lavorato, che l'ha portata a un certo livello nel senso non umano, ma il livello evangelico. E quindi lui dice: quante condanne ho ricevuto, quanti rimproveri, quando ho scommesso sui poveri, sugli ultimi, sugli zoppi. Sarebbe arrivata da qualche parte spalancando le porte a chiunque, e in primo luogo a quei poveracci traviati, uomini o donne, non importa, avanzi di marciapiede, buono a nulla. Cioè, questo sacerdote è stato rimproverato, scoraggiato, perché aprendo le porte della Jeunesse Ouvrière Chrétienne appunto ai poveracci, agli avanzi di marciapiede, lui avrebbe fallito. E poi continua: quanti segni di totale incomprensione quando affermavi in modo un po' paradossale: non mi interessa la gente per bene. Mi interessano quelli che hanno ricevuto poco o niente. Mi interessa incontrare quelli che sguazzano nel fango, perché gli hanno detto che per loro non c'era più niente da fare e ci hanno creduto. Ma d'altronde, carissimi amici, Gesù su chi ha scommesso? Per chi è venuto, se non per gli avanzi da marciapiede? Per i reietti della società. E questa Chiesa per chi deve lottare? Con chi deve stare? Se non con questi avanzi da marciapiedi, questi reietti della società. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.